Cioè, mi metterei tipo a meno 8. Cerchiamo un attimo di capire che cazzo è successo qua, però. Adatta allo schermo. Ehi. E si è rotto nuovamente Streamlabs, figuriamoci. Non lo, io ho messo adatta allo schermo e si è visto questo. Non so che dirti, ma aspetta, fammi fare da qua. Io amici non so cosa stia accadendo. Cancella la scena e rifalla, è quello che volevo fare effettivamente. Ok. Cancello anche questa qui. Ok. Plus. Pluck. Cattura finestra. Prendimi questo. Oh, vedi Mase, vedi che sei. Intanto le cose le dici bene allora. Ok. Rimettiamoci qua, così mettiamo anche l'audio di gioco, il cursore me lo porto qui. Allora ragazzi, cominciamo questa nuova live di Spirchilo e la comincio dicendovi delle cose un po' tristi, cioè che se vi ricordate bene l'ultima live di Spyro, è successo che non riuscivo a fare un livello, sai che novità. Però questo livello era. Un attimo, che devo fare? Vi diciamo giustamente che Mase ha finalmente finito. Sto dicendo Super Mario Odyssey. Ha finalmente finito Assassin's Creed Odyssey. Quindi 90 minuti di applausi per Mase. Io devo. Mi dà fastidio come. Sta messa, fammi un attimo fare trasforma. Ok, così va decisamente meglio. Dicendovi che, vi stavo dicendo, insomma, che stavo facendo off-screen la cosa che non riuscivo a fare in live, cioè quella gara di skateboard contro. Ragazzi, questa è la Ubisoft, mi ha mandato un'email addirittura. E comunque ci stava questo livello di Spyro che non riuscivo a fare, era un livello di skateboard di gara contro Hunter. Ed era completamente infattibile. Spero fosse l'ultimo livello di skateboard con Hunter, perché era abbastanza difficile, ma il fatto è che mi metto a farlo offline. Nella strada per andare verso quel livello ci muoio, come al mio solito. Il problema qual era? Che avevo finito le vite. Quindi scatta il game over. E durante dopo il game over c'è stata una cutscene. Devo abbassare il volume di gioco, scusate, che mi sta rompendo le timpane. E mixer volume. Ok, facciamo così. Partita una cutscene. In questa cutscene Hunter è stato catturato da Bianca e dalla strega cattiva. Il fatto che Hunter sia stato catturato, cosa comporta? Comporta che non posso più fare la sfida con lo skateboard. Quindi, cioè, usciamo da questo livello qua. E mi sembra un po' tagliato, l'ho riadatto allo schermo. Trasforma. Adatta allo schermo. Quindi niente, abbiamo tocca rifare, cioè tocca rifare, tocca andare avanti e ci torneremo dopo. Tanto mi ero fermato, mi pare l'ultima volta ad un tipo un livello dopo. Quindi andiamo avanti di là. Poi quando liberiamo, magari ci sono proprio tolto dai cognomi direttamente per sempre, Hunter e via, però non voglio essere troppo ottimista. Allora, guida. Salvo la principessa delle fate, dobbiamo finire questo. Ok. Mentre mi chiamano con numeri strani, quindi non rispondo, sono sicuramente call center. Amicorgi, che mi dite? Ma se come va? Che mi racconti di bello? Cosa hai fatto questa mattina di interessante? Wiri 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 wiri. Io non mi sono ancora fatto il caffè, sono molto triste al riguardo. Stavo già sbagliando tutto quanto quello che potevo sbagliare. Bisogna alzare le 6 per venire a fare il cervo ed è lunedì. Ma è Mase, sei te che ti sei scelto una vita da cervo. Potevi fare come me che ho scelto di fare una vita da studente e basta, perché penso che non mi laureerò mai. Oh, e via.
Ah, via. Ce ne sta uno qui. E mo voi vi rimpicciolite. Ciao. E ieri ciao. Penso che oggi ho messo la sveglia alle 7:30 e l'ho tranquillamente sfanculata per continuare a dormire. Perché io qua. E questo ci possiamo andare dopo. Scopriremo insieme come. Intanto mi prendo Sparks. L'ho fatto anche per troppo tempo lo studente. Anche te, ai, hai ragione. Ma io calcolo che sto facendo lo studente per più tempo di te, ti ricordo, quindi smetti di fare il frignone. E vaffanculo. Ti ammazzo. E puzzavo di merluzzo. Allora, là sotto ci sono delle gemme che mi sono preso off screen. Ma se mi riaddormenterei, penso. Quindi vai tranquillo. Aia! Ma allora! Allora! Oh. E ora cerchiamo di capire quello che bisogna fare, dove bisogna andare e perché bisogna andare, soprattutto. Intanto diamoci dalle palle questi. Oh! Mamma mia, no look! Niente, sono morto comunque. Non mi sto lamentando. Fa vaffanculo, ma se ti meno, capito? Io ti meno e ti odio. Non è vero, ma se ti voglio bene. Ho un bel po' di sete e mi chiedo perché non mi sono preso dell'acqua. Dovevi far ricominciare. Ah, che palle. Vaffanculo. E là tu? E anche tu? Ma se vogliamo ricordare ai nostri begli amicorgi cosa farai. Che cazzo sto combinando? Ora che hai finito Assassin's Creed Odissea. Ma invece una bella bottiglia di... Ah, fanculo Mase. Ma poi così vai a fare tanta plin plin. Ma come calcolo bene il tempo. Non è vero? Ah! Arrivo senza saper né leggere né scrivere, ma me ne vado qua. Mi sembra un posto carino. Che non avevo minimamente visto. Allora, ci sta una carica del fuoco, vediamo per quale motivo. Vedi dove stiamo? Ok. Questo qui implica che se sono abbastanza veloce posso fare questo. Assolutamente, domani ci sta Kingdom Hearts 3. Domani. Ma se gli arriva, mi sa che arriva oggi, non lo so. Comunque lo si porterà Tomovo, che ci sta il D1. Una gemma? Sì. Mamma mia, che occhio che ho. Io non so se tornarmene. Oh, posso andare lì? Chi l'aveva visto quel posto? Ah, e poi posso andare anche là. Ma quanto labirintico. E là? E là? Oh, vedi, ci sta un portale. Scusi, mi scusi. Aia. Sì. No, ovvio, ovvio, sì, ma we know. Whoop. Ma sei scemo! Ok. Ok. Andiamo. Che sei inquietantissimo te, cosa sei? Stando alle leggende, sulla vetta di questa montagna vive un'oca d'oro. Che voce. Voglio essere il primo ad arrivare fin lassù per prenderla. Cioè non è minimamente la voce adatta a questo essere. Va bene. Super. Scusate. Un orso con un sacchetto di gemme. Ha detto che sono magici, ma io non riesco a farci niente. Posso dartene un paio se vuoi.
proposito, se non sai come andare avanti, possiamo sempre ricominciare. Vi dico scusa, ma mia madre deve rompere il cazzo pure quando non sta a casa. Ricominciamo che non ho saputo poco cosa devo dire. Cosa devo fare? Cioè, non ho minimamente seguito. No, non mi dici niente. Io mo che devo... Ah, facciamo così. Fammi uscire e fammi rientrare, vi chiedo scusa. Vediamo un po' se mi riparla. Ehi. Stando alle leggende, ok, vive un oca d'oro. Ho appena comprato dei semi a crescita super rapida da un orso con un sacchetto di gemme. Ha ok. Detto che sono magici, ma io non riesco a farci niente. Posso... Ok. E io li butterei molto tranquillamente qui. E poi... Ah, non ci fa niente. E così lo prendo in bocca. Ah, vedi qua. Ma dove l'ha sputato? Sputalo qua. Ma se io ti ammazzo. Ma dove ho mirato? Scusa. Ehi. A proposito. Sì, ricomincio, okay. Grazie. Scusi. Beh. E quindi? Dai. Oh, ok. Ah, non avevo capito. Aia. Ciao Matteo, come va? Vieni. Ok. E ora ci ricominciamo a rompi capo da capo. Pardon. A proposito. Ok, riecco. E ce la facciamo al contrario. Op. Ok. Ah, lish. E via. E ci siamo. E dov'è l'altro seme? Ok, quindi... Ah, eccolo, stavo qua, non l'ho visto. Uno. E due. Lo so, ma te lo salti. Quanto alto? Io direi che con questa altezza sto tranquillamente anche andarmene qua su. Anche se però non ci sta niente. Ah, ci stava un seme in realtà. Ole. Ma scusa, te potevi volare, fammi capire. Ho trovato quest'uovo mentre salivo. Credo sia stato deposto da un'oca d'oro. Dobbiamo proseguire. Ok. Mi dà il buon Percy Biscelli. Grazie. Perché non... Ah, ho preso un seme così. Ok. Ah, questo è un altro seme. Ok. Quindi. Au, oh, oh, oh. Ok. Bravo Marco. Di qua? C'è qualcosa di interessante? Assolutamente no. Quindi? Ma perché non mi fa fare il doppio salto? Non mi ha fatto rivolare? Aiuto. Che devo vedermi in queste cose? Ok, me l'ha fatto. Allora. Ok. E ci facciamo l'ultimo che stava qua su. Olè.
è diventato Wipeout praticamente. È la cosa delle palle rosse di Wipeout. Ah, come ci arrivo? Così. Sono proprio rotti i comandi qua. Ah, ma quanto dura sto coso? Vai, prendi. Intanto andiamo a prendere il seme. Ciao Matteo. E li azzecchiamo qui. Qui? Aspetta un attimo, conviene. Io dov'è che devo andare? Ok, conviene. Quasi quasi conviene metterlo qua. Allora? No, il cavolo. Converrà metterlo qui. Perché probabilmente io qua non. No, ci arrivo qua. Non so cosa serve il giallo, ma vediamo. Ah, sì, ovviamente. Serve ad arrivare sul fungo rosso. Almeno credo. Fanculo. Dai. Ok. E ci facciamo anche l'ultimo. Con la mia solita mira. Vada. Non vada. Spero di aver fatto bene. Assolutamente no. Allora, vediamo un attimo. Che cazzo può servire se no? Non che sti cose qua non faccio. Ok. No, ricominciamolo da capo. Non so come, forse se gli do fuoco perde i semi? Sì. Quindi togliamoli. Mettiamo questo qua. E questo. A me questo servirebbe qua. Ma non so cosa farmene. Vediamo. Op. Poi se magari attecchisse. Così. Fanculo. Vai. Ok. Vicino. Vediamo un po' che succede se salgo qua. Allora, sicuramente non è così. Magari che non ha minimamente senso. Voglio arrivare là sopra. Ma solamente con. Ma è per forza così. Però bisogna vedere come usarlo. Perché ripeto, mettere qua questo non ha minimamente senso. E usarlo per andare lì. Dove cazzo va? Questo delle gemme là? No, non avevo completamente immaginate. Vediamo un po'.
posso mettere. Ma alla fine basta provare tutte e tre le combinazioni possibili. Non c'è tanto da fare, quindi questo lo ributto là. Questo lo ributto qua. E questo lo ributto qua. Aia. E vediamo, perché posso anche salirci da qua. Continua a dire che però non ha senso. O ci sta un terzo fungo rosso che mi sono perso in giro per strada. Ma no, anche no. Oppure ci arrivo. E ritorniamo qua, rifacciamoci il giro. Cerchiamo di capire allora come funziona qua. Perché a me servirebbe qui un altro che rimbalza. Però se... non se ne possono mettere due nello stesso, no. Però se io qua ci metto questo qua, non ho la minima idea di come arrivare qua su. Può essere che sopra ci sia un altro di quelli rossi e che ci sia un altro modo per arrivare. No, ma non ha senso. E qua non ci serve al momento. Nope. Assolutamente nope. Assolutamente nope. Rimbalzando su questo fungo lassù non ci arrivo. Come faccio a salirci? Non fa niente, anche se ho già provato. E salici, porca miseria. Dai, niente. Andrò messo in un'altra maniera. Se metto qua un rosso, ci posso saltare sopra e non mi serve a nient'altro. Quello che voglio io è arrivare giustamente quassù. Ma non è che per caso quassù tante volte ci si arriva anche da qui, magari facendolo in maniera corretta. Così no, è troppo basso. Assolutamente no, non ci si arriverà mai. Dai! Mi sto sentendo tipo troppo stupido. Poi in fondo con i tasti, quindi figuriamoci. Va bene così, va bene così. Ma se inizia a planare 2 ore dopo che premo X, che ce lo so fa? Ok. No. Così no di certo. Il gioco non ha più pallida idea di come bisogna fare questa cosa.
Mi sto sentendo tipo incredibilmente stupido. Abbiamo visto che due funghi nello stesso coso non ci possono entrare. Usare il fungo, cioè la margherita per errare sul fungo, no, perché non ci arriva. Però aspetta, andiamoci dall'altra parte, magari ci sta una lieve discesa. Quante volte che non si è vista? Oh. Giustamente, così andrà bene. A cosa serve quello? È un'incognita a questo punto. Vediamoci un attimo. Niente. Allora, vediamo un attimo. Cosa devo fare? Volendo, si potrebbe provare. Il doppio fungo qua abbiamo visto che non funziona. Non è questo qua il modo, per forza. Ho provato tutte le possibilità. Ci deve essere qualcosa che mi sono perso per strada. Qualche passaggio, qualcosa. Non lo so, forse si può rompere un muro. Vediamo. Poi ci sono delle crepe, ma no. Anche qui niente. Allora, di qua non ci si passa. Guarda, adesso vi dico la cosa più scema che mi è venuta in mente. No, però ovviamente non posso prendere un fungo rosso da dietro perché non ci sta. Poi il modo di risalire. No, era un'idea completamente idiota. Se parlo con te. Se resti bloccato, possiamo ricominciare questa parte. No. Bene, buona fortuna. Sì. Niente, no, non ci sta ovviamente modo per recuperare un fungo nelle parti precedenti, sennò poi è tutto un cavolo, tanto il percorso che avevo fatto per arrivare fino a qua. Ci sta qualcosa di qua. Ci sta l'oblio eterno. E poi ci sta questa parte. Parte completo. Non riesco a capire minimamente come si possa superare. Aia. Tanto queste crepe sono semplicemente di design. Non si rompe nulla qua, non si rompe un cavolo. Andiamo un po' qua, oppure tipo qua, niente. Devo trovare sto cavolo di modo per arrivare qua sopra e prendere il fungo rosso, così che possa salire fin lassù. Fossi il canguro, fossi Scila, avrei già bello che risolto il problema. Qui abbiamo visto che non ci si arriva. Oddio, sai che forse se lo faccio un po' meglio lassù ci arrivo?
Vediamo, sì, aspetta. Aspetta, mi scordo premere triangolo. Da qui no di certo. Ma forse da qui? No, 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 non ci si arriva, non ci si arriva. Amici, è vero! Sarà il giorno del canale. Il problema è che a chi lo dico che tanto non c'è un'anima. E sto in live da solo. Ma siete che sei intelligente. Come cazzo posso andare avanti qua? In pratica ho due tipi di funghi. Uno, cioè ho due tipi di semi. Uno mi dà un fungo sul quale posso rimbalzare, e questo qua che mi dà una margherita che posso usare come step. Il problema qual è? Che io devo cercare di arrivare là sopra, e così non ci si arriva. C'ho un altro fungo rimbalzino, e ti dici, beh, buttalo qua e usalo come rimbalzo per arrivare qui. Il problema è che come cazzo ci arrivo poi sopra questo fungo? Non c'è modo. Facendo così non ci si arriva. E io ho finito l'idea. Cominciavo a pensare qualsiasi cosa, che si potesse rompere un muro. Ho provato ad arrivare sopra questo cornicione qua, niente. Non so minimamente cosa fare. Volendo posso mettere quel rosso. Forse ci sia una cosa che non ho provato a fare. Non credo funzioni. Cioè, si può fare quel rosso. E fermo. No, ok, sono uguali. Mi sembra questo qua un po' più panciuto, quindi mi permettesse un salto maggiore, ma me lo sono completamente immaginato. Che se non salta mica poco questo, eh. Vediamo un po' se... Scusa, dai, salta bene. Ma vaffanculo. Due ore per sta cagata. Tova via qua, gallina. No, ho fatto cosa. Finalmente ho trovato la leggendaria oca d'oro. Puoi prendere un'altra delle sue uova come ricordo. Ci sono stato anche troppo, ma sei troppo stupido. Così vuol dire che sono ancora più stupido io, Gigi Marco. E direi tranquillamente qua. No, uffa, non potevo prenderlo. E siamo tornati dove? Ah, ok. Bene, ci conosciamo da qua. Ok, Mase. Allora, manca ben poco da visitare in realtà. Ma non l'avevo ucciso questo? Ah, non l'avevo ucciso dopo. L'ho ucciso solamente all'inizio. Muori. Via te. Dovrebbe esserci un altro, eccolo. Niente, cerco sempre di anticiparli, ma non ci riesco mai. Vai Sparks. E vai Sparks. Ora. Ah, facciamoci questo, dai. Du, 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 du.
Un attimo che ho... Non ho neanche visto dove è andata, però comunque basta tornare dietro, dovremmo trovarla. Che palle, mi ho distratto leggendo la chat. Ah, dove cazzo è finita? I resti sono tornati all'inizio, sì. Vediamo un po', la ritroveremo facendo il percorso al contrario. Tocca anche trovare un modo per salire qua su poi. Ah, ecco dov'era. Ok. Lì ci si arriva da sopra. Si arriva da qua su. Ci arrivo da qua, sì, io che ci arrivo. Va là. Un po' più specifico. Ciao Luca. Ecco, non ho più paura di che posto sia quello. Quindi andiamo a fare un giro abbastanza veloce. Probabilmente sta... Ah, ho capito dove. Dovrebbe essere qua sotto. Quelle scale non so che... Ah, ok, non so che scale sono. Sempre di qua. Eccolo, ecco. Aia! Allora, dovrebbe stare qua. Eccola qui. Che mi dai? Niente, perché devo farne un'altra. Ah, mi torno all'inizio. Come ci arrivo all'inizio? Ah! No, dai, che palle, sarei stronzo. Forse da qua ci arrivo. Olè. E vediamo adesso come raggiungere l'ultimo posto. E poi abbiamo finito con questo livello, finalmente. Quindi, che famo? Ok. Andiamo di qua e ce ne andiamo su. Ce ne andiamo su e ci sono... Ah! Devo ancora fare il livello con le streghe. Con le streghe. Pam pam. Dai, vai. Andiamo a far fuori le streghe. Wiri. Wiri 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 wiri. Allora? Che famo? Dai, su. Neanche una? Uff, che paura. Forse devo rompere nuovamente i vetri. Ho perso un gatto. Tanto fammi un presto dietro qui. Ok. Quindi quei lanciarazzi non... Wiri 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 wiri. Ok, no, mi sono già preso il punto abilità. Dove state? Qua. Oh, che paura! Le frecce di colore, forse, dai, su, ne prenderò una.
Però se faccio le cacchiate. Uff. Mi serve un pollo o una rana o qualcosa. Però non so dove sia. Ma davvero? Ok. Mi sono perso e proprio. Ok. Devo ammettere che. Mi prendo questa rana qui. E andiamo. Dai, uno, almeno uno, dai, su, su. Ah, pure? Ok, ne manca... Stavi qua, ne mancano quattro. Ma la vuoi colpire? No, eh. Ah, però ho colpito quella. Dove è finita? Ehi. Okay. È scappata? Eccolo. Dai, attaccami. Su. Dai. Perfetto. Ce l'hai fatta, James! Non per nulla sei il capo del movimento. Mamma mia, con che nome? Ciao Alice! Oh Marco, ciao, Marco, ciao, Marco, ciao, ciao, ciao! Io mi sa che vado a mettere su del caffè perché sto davvero crepando, perché mi ha preso la, la biocco post cena. Ciao Marco, post pranzo. Tanto se non solamente io ne posso permettermi di fare un attimo questa pausa veloce. Sì, siamo solamente noi. E qui dovrei aver preso tutto intanto. Infatti. Arrivo subito. Rieccolo, 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 rieccolo. Metto anche l'orologio davanti così mi conto i 5 minuti. Scusate ragazzi, ma sto davvero crepando di sonno. Allora, dobbiamo cercare di capire come si possa arrivare. Ah, là ci sono delle vite. Andiamo a prendere quelle vite, va? Tecnicamente potrebbero raggiungersi da qua sopra. Vediamo, dai, su. Okay. Allora, ok. Dicevo, tecnicamente da qua posso raggiungerle. E difatti, fuori uno e fuori due. Cosa sto leggendo? Torniamocene di qua. E ce ne andiamo
Wassu. Ora ce ne torniamo nuovamente qua sopra. Non so se ha senso, ma ce ne andiamo a vedere un po'. Di qua? Assolutamente no. Di qua si torna indietro, quindi no, non di qua. Vai, sali. E se io volessi andare lassù, ci arrivo da qua? Sì. Allora, io voglio andare esattamente qua. Mi sa che posso raggiungerlo da qua sotto, forse. Prendiamo anche il potenziamento che magari serve. Eh sì, potevo andarci da qui. La fusione di Dragon Ball l'avevo annullata, quella con gli orecchini Potara. Su... perché erano stati divisi dello stomaco di Buu, di Majin Buu, mentre la fusione normale dura mezz'ora, mi pare. Che palle. Aia. Sì, è molto figo quando diventa di grado. Mi piace un casino. Aia. Ok. E ci si arriva da qua, sì. Ciao. Vedi, era molto più facile in realtà. Da qui ce ne andiamo esattamente qui. E là. Ah, ok. E poi potevamo andarcene di là. Vabbè, io ho fatto un percorso un po' più alternativo. Come cazzo si arriva lassù? E... ok. Ma come non vi rispondo? Vi sorry, mi ha fatto preoccupare pure che fossi mutato. Velà. Mo, come ci arrivo lassù? Che l'altro penso sono gli ultimi che mi mancano. Assolutamente sì. Allora, della mia vita e del weekend. Questo weekend ho studiato un botto segnali, tant'è che mi sento molto pronto per lo scritto, ma non mi sento minimamente pronto per l'orale, quindi oggi me lo sono preso un attimo di pausa. E domani punto a finirmi tutti quanti gli esercizi. E non si passava di qua. Mentre da mercoledì inizio con la teoria. E invece Alice, come vanno gli esami? Quando c'è il prossimo? Non mi ricordo. Io non ho minimamente capito come cazzo si sale quassù. Come cazzo si sale lassù? Andiamo a vedere se ci sta qualche buco nella roccia da qualche parte che ci permette di entrare. Non riesco a capire se si può passare da dietro o meno. Non dire Marco cosa. Forse da qua. Non penso. Oh, grazie, dice che sei proud per il mio studio. Hai visto che carino che è Mas Rosa? Il problema è che non lo riconosco mai. In realtà penso stia scrivendo qualcun altro. E penso che il caffè sia pronto. Sono passati 3-6 minuti. Dai, sì, potrebbe essere pronto. Arrivo subito, arrivo subito.
E che me, non ho neanche cominciato a uscire. Come cazzo ci arrivo là dietro, ragazzi? Aiuto. Ma se sai che per colpa della Repubblica di Weimar ho preso un quindicesimo alla terza prova di storia. Cioè, la domanda era sulla Repubblica di Weimar. Ma era una domanda di merda, tipo, perché si decise di fare la... come cazzo era? Perché si decise di fare la Repubblica proprio a Weimar, non in un altro posto? Che cazzo ne so. Dai, ok. Comincio a pensare che ci si passi da dietro, perché da qua non ci sta nessuna altura che permette di arrivare là. No. Da dietro dove però? Come ci si passa? Da sopra? Non so. Sei fantapignoso? Come, scusa? Ciao Tech! Ma come, cos'è sto gioco di merda? Sono io che lo faccio diventare un gioco di merda. In realtà è un gioco bellissimo. Aha! No, non è vero, non è niente. Mi sembrava un arco. Che palle! Dove cazzo si passa? Vogliamo il 2D. Ah, io... E ma se sono cose che succedono, dai, devi solamente aspettare un giorno. La politica di Twitch sarà per chi c'ha la cazzo di affiliazione. Noi stiamo in 2 su 75 di media che sono per l'affiliazione. Non si sale. Dove si passa? Che cazzo si passa per andare lassù? Non lo so. Mi son perso. Cioè, non mi son perso, no. Però non so che cazzo devo fare. Ah, scusa, Mazze, scusa. Non ho capito. Un po'. Ma meno caffè, ancora non è uscito. Che meno caffè? C'ho un sonno, ancora non l'ho preso oggi. Sto morendo, perché devo fare ste cagate? No. Solamente no. Torniamo giù. E allora, ok, mi è venuta un'idea. Spero funzioni. Oh, grazie Teccone. Potrebbe funzionare. Vediamo. Con il fatto che è una mia idea, non ci credo. Però vediamo. Quanto tempo c'ho? Poco, però ce n'è di tempo. Doppio Perry! Ok. Usciamo dal livello e andiamo anche a vedere come sta messo il caffè, che tanto ci sta il caricamento. Preciso quando sono arrivato. Perfetto, allora. Circuito delle api, dai, andiamo a fare il circuito, tu. No, mi è cascato del caffè per terra. Se mia madre lo vede mi si incula. Dopo devo andarlo a recuperare. No, ancora. Non ce la faccio a sentire questo qua parlare. Che,
cosa terribile. Dai, facciamo la prova a cronometro e poi facciamo la sfida ai calabroni. Anche a me, scusi, ma che ci vuoi fare? È un drago, i draghi possono tutto. Ah, aspetta che mi dà quel... Prima attraverso i favi e gli alveari, poi api e orsi in barca. Favi, alveari, api, orsi. Va bene. Oddio, quanto stretto la curva. Favi fatti adesso, alveari. Tre. Quattro. Ma no, ma scusi, ma come con la lingua? Ma se te che mi racconti, come va la vita da cervo del padrone? E quindi? No, ma mi sono perso un favo per strada. Dove cazzo sta? Beh? Invece non sto capendo questo. Fanculo. Ah? Ah? Ormai è andata. Che puttanata metterlo. Sì, va bene. Poi faccio pure queste cose. Facciamo una cosa. Eh no, Ale, magari. Sarebbe bello. Quanto piotta. Ricordiamoci che l'ultimo devo fare la curvetta. Devo fare l'inversione a U. Eccolo qua. Fuori un. Fuori due. Fuori tre. Fuori quattro. Fuori cinque. Sei. Sette. Otto. E mo mancano gli orsi, che volevo prenderli al contrario, ma ormai siamo messi così. C'ho 40 secondi. Ce la farò mai prendendoli dal verso diritto. Mi mancano. Capirai. E ne mancano 3 in 20 secondi. Potrei farcela. 2. Sì, voglia. Ecco qua. Via. Ciao, Luke. Inversione AU. Esatto. Mamma, ma che trilogia è? Mica ho finito... No, esci, che riprovo, esci. Mica ho finito Assassin's Creed con 100 ore, ho finito Sparks che dura quanto? Una sessantina d'ore? Forse? Nemmeno. Come va, Luke? Come va? Che mi racconti? Mamma mia, quanto non si può sentire Sparks. Studiamo sti cavoli di calabroni. Va bene. Ah, ok, il rosso non è il turbo, è il... è come nella sfida... Ehi? È come nella sfida di... sullo skateboard mi dà la bomba. Dove cacchio l'hanno messo? Dai, e fatti colpire. E dai. Nose, ecco. Oh. Ah, finito. Hai finito cosa, Mas? Stella, stellina, uccidiamo il calabrone. Non si è fatto niente. Tua mamma è un serpente. Via. Turb. Ma riproviamo a prendere
Questo turbo. Okay. Ah, ah, quanto veloce. Quanto, quanto. Non posso riesco a prendere questa. Sì, ciao. Che cazzo è andato quel. Quel turbo. Quel turbo, quella bomba. Via, 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 aiuto! Mi sta attaccando. Come si mette di coprirmi la telecamera? Non mi coprire la telecamera, levati! Se non si leva, se non si leva! E io ho finito così la gara. E mi tuffo. Sparsi invece di Spyro, vabbè. Ciao Luke, grazie per essere passato. Win! Dovrei aspettare di iniziare un po' più vicino prima di sparare la bomba, magari. Anche perché, tipo, qua sarebbe utilissimo perché non c'è tipo quello sul fuoco. Dove è finito quello? Azzo Peppe! Ah! Non so neanche come l'ho preso. Quanto sguscia. Prendiamo questo, va. Ehi, là. Tipo, addio. Allora, praticamente, in teoria, ogni calabrone liscia almeno un turbo. Così che è il modo che hai per vincere, tu devi prendere tutti quanti i turbo. Il problema è che alcuni sono messi in posizione talmente tanto bastarde che sono un attimo impossibili da prendere. No, 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 e chi cazzo aveva visto? Fanculo. Poi mettono sta puttanata dei cazzo di pallini rossi che ti siano completamente perché ti fanno il percorso più veloce, non il percorso più veloce manco per il cazzo perché non passa attraverso i turbo. Ciao Giuse, come va? Devo cercare di fare più stretta quella curva. Ah, ne! Bevo. Let's try that again. Cazzo di livelli. Così dovrei tagliare un po' di più, va. No, tutto nel culo. Via. Dove cazzo va? Dove cazzo va? Mio, quanto ingovernabile quando va veloce. Ah, prendiamoci la bomba. Mi arriva la bomba. Oh yeah, che scoppia e rimbomba. Io ho lisciato il turbo. Oh yeah. Oh, dove sta, dove? Va bene Marco, va bene. Dove sei stato lì divertente? Mo ho imparato il cazzo che vado là, ma entro direttamente qui. No! Che livello del cazzo? Sti cazzo di alveari. Wii. Wii. Dovrei preparare. Non so parlare, amici. Non so più parlare. Dovrei provare ad abbassare la sensibilità alla levetta analogica. Perché sennò. Tutto un ca. Ma troppo veloce, non capisco nulla. Ho perso tanto il controllo. Il tapino. E restaci. Ma non si fanno niente. Cioè, come non la sentono la bomba questi. C'ha la peppa. Sì. Ma io ho un testa a testa. E le mie retine. Oh, stavo sbagliando strada. Fuori pista. Ma stai scherzando? Ma che vuol dire? Senta da nessuna parte, oggi ho cominciato l'allenamento. Ah, finalmente ti trucini in azienda. Giù slam, grande. Ciao Mase,
E come è andato? Com'è andato? Sottopagato? Sei contento? E qua taglio un po' la strada. Voilà. Op. E via. Sì, pure il lag di frame. Attenzione, siamo quarti. Siamo quarti. Cerchio c'è. Cerchio c'è. Via. Ok, questo. Qua in mezzo. Qui. E qua. Dai, ce l'ho davanti il terzo. Pratica, appena prendo quel cazzo di turbo là nell'alveare, devo subito ributtarmi a destra. Devo anche cercare di ricordarmi in qualche maniera. Non questo, bensì questo qua, e poi di qua, e poi così. No. Mamma mia. Che schifo sti livelli. Si ritaglia la strada. Via. Porca miseria. Niente. Niente, non lo prendo quello. Lo farò dopo. Tanto questo non... Ah, non ha preso il turbo. Dannati calabrogno P. Ho messo... Scusate. Grazie. Salve. Quindi niente. Non so cosa è successo, però va bene. So che c'ho il calabrone rosso attaccato al culo, però. Pa pa pom pi pi pom. Io quel turbo lì quasi non lo prenderei, però mi fa perdere un botto di tempo non prenderlo. Andiamo un po', secondo giro e son terzo. Vediamo almeno se riesco a arrivare intanto secondo. Ah, quello non ha preso il turbo. Me l'ha preso il turbo. Che cazzo è stato? Però ha preso questo. Bastardo. Ah, vedo anche il secondo. Vabbè, riprende tutti i turbo. Vedo qua. Andiamo un po' di far bene questa manovra qui, che mi dà sempre un po' di fastidio. E vanculo, via pure lui il turbo. Ah, io invece lo liscio. Lo liscio. Vedo anche il primo. Che non era il primo, che cazzo, era un calabrone a caso. Weary win. Weary win. Ma allora, levati dal cazzo. Ok. Mo, dove sta il primo? È una bellissima domanda. Che cazzo sta? È tipo lontanissimo. Eccolo lì. No, non è vero. Mi ero confuso con non so cosa. Vorrei anche sparare la bomba, ma non so proprio dove dovrebbe arrivare. Cazzo sta. È bravissimo. Vabbè, poi continua a liscio a questo. Probabilmente questo qui è già arrivato al traguardo, ve lo dico. Chi ha questo? Dove cazzo è andato? Gli va bene anche finire per secondo? Direi proprio di no. Hai vinto primo? Cosa... Ok, ho più o meno comunque capito come funziona. Quindi forse ce la potrei fare, mo. Vediamo, cerchiamo di tagliare il più possibile ogni curva. Teve via.
e di far bene questa manovra che è abbastanza difficile, tipo ok così e così. Potevo tagliarla un po' di più, ma non c'avevo paura di curvare troppo. Scusate ragazzi, non posso leggervi adesso perché è un po' bastarda sta cosa. Vediamo se riesco a prendere anche quel turbo a fare bene il giro. Puttana tua madre. Vai via. Ti sto vedendo. Su, su, su. Ok. Su un secondo, cogli il primo. Quindi abbiamo il primo davanti, dai. Almeno lo possiamo vedere. E siamo appena al secondo giro. Quindi se faccio così intanto lo rallento un poco. E là. Non vedo niente. Ok. Mo c'ho un'ansia di fare una cazzata. Non so neanche se farò meno con la manovra alla... con il turbo a sinistra. Vediamo se mi supera mentre la... lui lo usa, mi sa. Ho sentito il rumore di turbo. Però se mi supera c'ho comunque la bomba pronta. Quindi vediamo. Io voglio vedere se ci sta qualcuno che si mette a fare queste gare apposta per battere i record di tempo. Non credo mai. È bello fare le gare da primo, non ho nessuna ansia. Toh, lanciamo una bomba. Tanto per dar fastidio a qualcuno. Wiri, wiri, wiri. Wiri, wiri, wiri. Pensate se liscio adesso un verde. Penso che dovrei mutarmi per le cose che butto giù. No. Non dirmi che sei il secondo tu. Via, 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 veloce, 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 veloce. Klavkalesh. Klavkalesh. Qualcuno ha detto Klavkalesh. Prendete quello per mia madre, quindi siamo in buoni rapporti. Io faccio la strada e poi gioco la mia strada. Bravo, Giusdan, bravo, 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 bravo. Oh, magari ci sono anche quelli bravi, Marco. Sì, sì, quello non sono pari di dubbio. Ok. La cosa bella è che voi pensate che sia finito qua questo livello, e invece no, perché adesso vorrei centrarmi nuovamente. Vediamo un po', una prova a cronometro. Sì. E andiamo. Ah, ora, secondo me sta qui. E invece, come tocca cercare Hunter. Sì, sì, ho capito, Alice, ho capito, intendi quello, sì, tranquillo, Alice, ho capito. Mi sta qua. E invece... Dai, non può stare tanto nascosto. No, mi ho sbagliato. Ciao, Giuslam. Potrebbe stare molto probabilmente qua su. Un buon posto per nascondersi. Vediamo. E invece volevo tantissimo. Alice, secondo te dove sta sto coso? Dove lo troverò? Ayenter. Hunter. Vediamo un po', fammi un attimo salire qui. No, ok, non sono salito. Devo salire qua su e mi fermo. Qua su non ci arrivo. Niente, non posso provarmi da nessuna parte. Hunter. Oh, Hunter. Vediamo un po'. Dove vorrei trovarlo? Non vedo niente. Wiri, wiri, wiri. Wiri, wiri, wiri. Oh, mi sa che l'ho trovato.
Ah, cazzo, è vero. Merda, che palle che è stato catturato. Dai, questa cosa che è stato catturato non posso fare nessun livello. Che cosa faccio? Posso fare nessun livello, che due coglioni. Non hai nessuna sfida, via, esci dal livello. E sei riuscito, perché l'altro giorno ho provato a rifare off-screen quel velo che mi dava Ronnie dello skateboard. Così da togliermelo direttamente dalle palle. E mentre lo facevo sono caduto di sotto, perdendo l'ultima vita. Ho fatto game over e durante il game over è riuscito a fare questa cutscene in cui mi ha catturato Hunter. Che è una puttanata, perché non posso più fare nessun livello. Devo aspettare di liberarlo per fare tanto al 100%, che è una cosa che non vorrei mai fare. Wiri wiri wi. Allora, cosa manca, cosa manca, cosa manca? Quello l'ho fatto. Ma più di che livelli ci siano e di che livelli manchino. Tu, che cazzo sei? Alteri congelati dovrei averlo fatto al 100%, eccolo qua. Qua dentro c'è roba. Ah, qua è dove l'ho preso lo Yeti, avamposto di Bentley. Eppure qui l'ho fatto, avamposto di Bentley. Oh! Chi manca? Andiamo a vedere qua dentro. Fabbrica di fuochi d'artificio non l'ho neanche iniziata. Il nome è carino, andiamo a vedere. Wiri wiri. Wiri 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 cazzo è successo? Come è morto? È bravissima questa. Lei era quella di Spyro 1. E io sono in missione segreta per trovarli. Handel doveva raggiungermi qui, ma non lo vedo. Forse puoi aiutarmi tu. Era in un livello di Spyro 1 che ho fatto durante la maratonotte. Stavano questi due. Ma sono fortissimi questi ninja. E là. Non è che mi faccio ricordarmelo perché tipo quel livello l'ho fatto che erano tipo boh. Siete bravissimi. È morto? Okay. L'ho fatto dalle 5 alle 6 del mattino quel livello. Azik? Ok. Oh, pensavo fosse morto. Alice, Alice. Vai. Ma guarda quanto sono bravi. E quindi? Dov'è l'altro? Ma dove andate? Ma state buoni, muori. Poverino, è caduto di sotto. Risalta e va dove vuoi. Toh, muori. Ma che fanno? Rispondono, fammi capire. Ah, ma continuano a respawnare sti cosi. Vaffanculo, sotto le palle. Tipo è diventato Dark Souls 2. La zona prima del castello di Ciccino Bello. Con i nemici che respawnano all'infinito. Ma scusami, ma non ti posso neanche prendere caricandoti, quindi. Facciamo, ci guardiamo nelle falle degli occhi. Noodles! Mo c'ho di nuovo fame. Giustamente in un posto tutto giapponeseggiante, nipponico, noodles. A te ti lascio stare che non so davvero cosa farti. Qua aspetto. Tanto mi sembra di aver visto un uovo, invece. Rombaiamo tutto. Andiamo di qua. Uccido anche questa cosa qua. Perfetto.
prendo la vita per Sparks e là c'ho una gemma da recuperare. Perché l'aveva visti? Ah, li devo mettere in bocca. Ma avvisate? Spettacolo. Ma smettete di respawnare. Chiedo scudo. Mi prendo un attimo questa gemma. Permesso, scusate. Ma sei buono, stai. Vabbè, andiamo a prendere le gemme. Sparks al massimo, Sparks al massimo, sì. Ho rotto tutto. No, volevo un'esplosione più figa. Oh, che paura. Così senza neanche avvisare. Beh, ciao Greta, arrivo tra un attimo. Tranquilla Alice, corre in modo anche più grazioso di me. Pensi che io facevo le maratonine, le maratonucce. Ed era qualcosa di imbarazzante vedermi correre. Mi muovevo tanto storto. Coraggio, saltaci sopra. A me basterà soltanto svuotare la mente. Ah, vedi come sei pro. E va bene. Che sì, va bene. Entriamo. Ah, fatto solo, ok. Che volo. No, io odio le maratone. Ma perché? Io mi divertivo tantissimo. Stavo lì, facevo la mia corsetta, ci mettevo il tempo che volevo e via. Con che fisica si capiva, ma con che fisica tutto. Non c'è niente. Questo qua è l'inizio. Mi sono perso un boato di roba. In più ci sta un cannone che non ho minimamente usato, quindi... Torniamo un attimo all'inizio. Ho sbagliato tutto, sto per morire. E dov'è che sta qua? Cosa ho fatto io? Entriamo... Ah, vedi, non si può entrare. Ho bisogno di ciccina che svuota la mente. E allora facciamo soltanto il giretto e torniamo indietro. Messo, scusate. Ah, ok. No, questi qui non si aprono. Io lo odio adesso correre. Prima quando ero giovane. E no. Vabbè. Lo prenderò dopo qualcosa per Sparks. Quando ero giovane e bello e. No, bello non lo sono mai stato. Ma quando ero giovane un po' più sportivo mi divertivo a correre. Ma avvisate, non è che posso basarmi sulle vostre ombre, dove siete? Oh dai, facciamoci due risate. Yeah. Sì, a dire, quando ero giovane. Non credo di aver capito, però va bene. Vabbè, vado a prendere dietro il razzo. Aia, che cornata. Pi 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 pi.
qua ho preso tutto prima. Quindi andiamo a recuperare un po' di gemme qui. Ah, che cacchiato ho fatto. Che brutta idea che ho avuto. Portare, ci andiamo un attimo. Tu vieni qui, Sparks. Brava. Hai visto che male lì c'è? Mi sono rotto tutto. No, ci andiamo dopo là. Andiamo prima a fare... Ah, io direi andiamo prima a finire il livello e poi andiamo a fare i portali. Greta? Che la maga abbia già usato i piani per costruire un razzo per sé. Ah, vedi. Andiamo, Greta. Che poi Greta potrebbe fare tranquillamente tutto quanto da sola. Guarda, 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 guarda. Ma che è? È fortissima. Riesce pure a rompere i frame. Guarda. Bravo. Cioè, che cazzo servivo io? No, un uovo. Che cazzo è quello? Oh no. Ma l'ha premuto Greta? Io non ho capito. Oh no. È resistentissimo questo uovo. Ehi, guarda cosa c'era nel razzo. Forse volevano mandarlo in orbita. Non ho voglia mai nella vita proprio. Great. Ah, me l'hai già recuperato, grazie, grazie, troppo buona, troppo buona. Credo che quel razzo, quel cannone là dietro. Sono tornata al lago della sera per terminare il razzo del professore. Va bene. E stavo qua dentro, il razzo ci posso entrare. Sì, ma non posso farci niente. Posso tornare su, grazie. Quindi prendiamoci tante le gemme che mancano, che sono quelle dei tipi che ha ucciso Greta. Op, op, op. E sono quasi troppo facile, sì. Probabilmente il cannone che abbiamo aperto adesso all'inizio fa da teletrasporto per andare nella zona finale. Quindi andiamo a farci in tranquillità i due portali. Prima questo e poi quell'altro. Craniata. Ciao Vandal. Non ci sia un uovo, ma è fuori portata. Dovrai prendere la strada più lunga e aggirare tutti quei rinoc per arrivarci. Va bene. No, 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 no. Scusi, qualcuno di voi mi può dare il culo, per favore? Ti vuoi te? Dammi un attimo il culo, dai. 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 No, eh? Vabbè. Allora, troverò un razzo per strada. Forse... Se ho già qui il razzo? È un po' difficile. No, niente razzo. E andiamo avanti. E vabbè. Quante capriole fate? Sono anche attratto dietro le palle. Ah, eccolo qua il razzo. È finito questi micciccioli, te. Ok. Ah, manca quello. Recuperiamo la gemma e via. Ah, ce n'è un altro. E là? Accraniata. Ma si è spostato! Bastardo! È stato fortissimo, è OP. Che c'è Alice? Che... Ah, per... mi deve dare il culo? Intendevo che mi deve dare le spalle. Marco! Ma va bene Marco, ma con che mira? Ma con che mira Marco? Che troia. Poi mi lamento che sono scarsa a Rainbow Six Siege. Grazie al cazzo, non riesco a prendere dei nemici fermi con Spyro. Porca puttana, mannaggia a me. Vai. Dove è finito uno? Ah, gli sta dietro, quindi ho fatto doppio. Mai nella vita. Stavo leggendo la chat. Oppela. What time is it? Aiaccio. Fuori un, fuori due. Let's go to the moon. Io mi prendo il razzo per sicurezza. Non si sa mai, infatti.
Le mie retine ne hanno risentito, così come anche la mia miopia. Ah! Che cacchio! Che male! Non vedo nulla, permesso, scusami. Ma pensavo... Ma perché ha cambiato mira così all'improvviso? Eh sì, pure di rimbalzo. Fanculo. Io me andrei tranquillamente di qua. Muori. Ah, per una gemma. Oddio! Ma con chi ce l'ha questo? Ok. Allora, me andrei tranquillamente di qua. Salve! Scusi, eh. Oppela. No. Aia. Quindi ho fatto tutto qua. Prendiamo questi. Comunque non vedo di riportare Rainbow Six Siege in live, che ieri ho fatto i pezzacci e voglio far vedere quanto sono migliorato. Non sono più il lo smirciato di una volta. Adesso sono lo smirciato di adesso. Ammazza, già 95 uova. Ok, dovrebbero essere tutte. Vediamo un po'. Sparks punta di qua. E di qua è dove sta il portale per il ritorno. Vediamo. Infatti. E andiamo a fare l'ultimo. No, che cosa? Già non mi piace sto livello. Handle. Dovrai usare questo potenziamento combinato. Va bene. Super volo e super fiamma. I detraghi fuoco volanti. I detraghi fuori. Ricresce la coda se li lasci stare. Certo, no? Perché. Ah. Dove li trovo? Oddio! Sì, quanti? Lo scudo. L'ho messo. Non è stata una bella idea. Guarda che stanno recuperando vita sti bastardi. Ah, ma è infinito il potere. Ok, ottimo, almeno questo. Ciao Alice, a dopo. Wiri. Ehi, vabbè, pure. Fichissimi comunque questi draghi. Una cosa, a passare di qua passiamo di qua. Ah no, perché si incrociano, è vero. Quindi potrei fare tranquillamente di ciò. Dai. Beh. Ma scusa, dove cazzo sei passato? Ok, forse è meglio inseguirne uno con calma. Grazie Ale, grazie, tu sei il mio unico vero amore. Solamente sto coso si ferma. Posso un attimo capire cosa devo fare. Allora, devo capire che non è comunque una bella idea fare sto giro qui. Ma che cazzo, scusa, ma che giro ha fatto? Ma che cazzo, ha rotto tutto? Il problema è che... Nose. Esce quasi subito, quindi non conviene entrare, conviene aspettare dall'altra parte. Ah, mica l'avevo capito che mi aveva colpito. Vabbè, oh, che liscio. Dove è finito? Ehi,
Niente, ho mirato l'altro. Dove cazzo sta? Eccolo qui. Aia! E dai! Qua. Ma smettete! Non è che posso stare a guardare tutti. Quanto sta? Appena a metà. Morti, Non un po' di vita te la tolgo, anche se poi ti ricresce. Intanto per... paura! Ok, cerchiamo di rifarlo da capo per bene, va? Sì. Ok, ce l'ho con lui e cominciamo a fare due. E dai, su. Ah. Eia. Ah, no, 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 aiuto. Ho tolto un cazzo, non gli ho tolto. Fa un giro tutto quanto suo comunque, eh? Ma come ha recuperato vita? Dai! Dove cazzo è finito? Signor Drago Rosso! La pianti di recuperare vita, per favore! Salve, signor Drago Rosso! Ma davvero? Cazzo di livello di merda. Aia. Aspettiamolo qua, va. Ok. Ah no, la minchia. Ah, che paura. Guarda, io faccio 18. Tua madre fa le bocche sulla salaria. Appena finisco di fare questo, se non ci resto, vado a recuperarmi delle vite, invece ci resto! Ah, ok. Tumpin, tutin, tumpin, tutiritin, tumpin. Sì. Con calma. Ma dai, ma... va bene, guarda, quasi... Ma vuoi cominciare a volare per bene? Facciamo... Sparks. Sparks, vai. Sono ancora tornato al massimo. E là? Ok, adesso. Entriamo qua. Tutto cirosico. Ha già recuperato tutto. Wiri wi wiri wi wiri wi wiri wi wiri 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 wi wiri wiri wi. Che cazzo è finito? Mi sono perso. Wow! Ma entri dentro il cunicolo, porca miseria. Aia, che male. Aia, che... ma dai, ma sti cazzo di muri. Vabbè, via l'ascensore. Dove stai? Di qua. Quanta vita hai recuperato. Ciao Vincenzo, come va? T'a posto? Sto smadonnando con Spyro. Sono
Senti, ricominciamo a prendercela con il drago rosso. Bisogno di vita, bisogno di vita. Recupera, recupera. No! Posso fare una rotolata in aria? No, posso fare questo in aria, non me lo ricordavo. Ah, che giro stupido ha fatto. Tutto a posto, appunto mi sto un po' rageando su Spyro perché sti cazzo di draghi fanno un po' quel che vogliono. Ah, guarda che l'ho preso a caso questo. Vabbè, recupera vita. Dove stai? Qua. Aiaiaia. Dai. Dove stai? Là dentro, quindi aspettiamolo di qua. E quanti? Tutti? Festone. Grande festa di draghi in Giappone. Qua. No, per favore. Per favore, un po' di pietà. E tutti. Yeah. Vai, via. Dove stai? Eccoli qua. Ah, ti fammi un attimo andare a recuperare un po' di vita nuovamente. Sparks, vai. Ma dai, ma già recupera vita. Quanto la recupera velocemente. Ok, dai che gli manca poco a questo. E dai, su. Che male. Uff. No, l'ho perso. No, ho già recuperato vita. Dai. Ma avvisatemi almeno. Dove stai? Qua. No! Non mi cadere controller, per favore. Non so niente di Spyro, ma la vita dove si vede? Allora, la vita di Spyro non la vedi. La vita di Spyro, grazie Ale, è l'animaletto che c'è a fianco. Adesso faccio vedere. Vedi che ci sta questa libellula accanto a me che è gialla? Ha vari colori. In base al colore tu capisci quante vite mi restano. Quindi quanti attacchi posso ricevere. E gialla è al massimo. Poi diventa blu e verde. Dopo il verde scompare. E se scompare vuol dire che sono one shot. Però ci sono degli animaletti che puoi prendere in mezzo alla strada, che quando li uccidi danno vita a Spyro. Cioè ricaricano una vita di Sparks. Ora questo qua è un minigioco. E funziona che devo attaccare questi draghi qua viola o rossi, insomma le due, attaccandoli. Più li attacco più perdono la coda. Il problema è che se non li attacco per tot tempo cominciano a recuperare la coda e quindi a recuperare la vita. Quindi dovrei focussarne uno, però intanto mi confondo. Dai. Comunque, Vincenzo, sappi che stiamo già cominciando, cioè da oggi cominceremo a lavorare. In realtà il buon Dado comincerà a lavorare, che è lui che se ne occupa principalmente. Gli darò una mano nella cernita delle clip, insomma, al best of del mese, che vedrai su YouTube il primo. Ecco, ho già quasi fatto fuori il primo, intanto togliamo un po' di vita a questo tanto per... però ho perso di vista il rosso. Dove stai? Laggiù. Ma vaffanculo. Vedi, adesso è blu perché ho perso una vita. Quindi magari vado a prendere una di queste lucertole qua. Lucciole qui. Così che Sparks mi recupera una vita. E dove state? No, non tu. Tu, eccoti qua. Eia. Ah, penso sia entrato nel canaletto. Vediamo un po'. Eccolo qua. Non l'ho preso neanche mezza volta. Ma tranquillo. Anzi, se ti serve, se vuoi sapere qualcosa, chiedi. Purtroppo ho cominciato a vederci quando ormai sono alla fine del 3 quasi. Quindi mancano, non spero, poche live. Ieri Mase, un altro di nostri, ha finito Assassin's Creed Odyssey. E mamma mia, è durato tantissimo. E l'ha portato per mesi quasi. Più di 100 ore di gioco. E ho visto che hai scritto Alab, ma non riesco a leggerti un attimo. Per un attimo di tregua, leggo quello che hai scritto, scusami.
Che liscio. Dai, fatti prendere. Ma guarda quanto... Aiuto! È entrato dentro il coso per caso? Eccolo qua, sì. Ma quando è piccolo non si riesce a prendere mai. Ok. Ok. Andiamo un po' di predict. Ora. Quasi. Ah no, l'ho preso. Uia! Ecco, tipo adesso c'ho Sparksal che è verde, quindi mi conviene quasi recuperare un attimo di vita. Sbaglio tasto. Ora ricerchiamo il drago rosso, eccolo qui. Ok, dovrebbe già comparire, quindi se sparo adesso... No, no! Guarda la vita che ha recuperato sto bastardo. Ma mi sta dietro! Aiuto! Preso, preso. Ah! Preso. Ok, vediamo un po' se riesco a prenderlo. Ora. Sì. Dai che quello rosso è quasi fatto. Appena finisco il rosso, leggo un attimo velocemente la chat. Non l'avevo visto che stava passando. Dai che ho già recuperato la vita. Va bene, quanto veloce, quanto. Preso. Ah, ma che cazzo mi ha fatto lo scattino? Volevi spararmi? Ti conosco ormai, eh? L'ho perso. Questo qua è il rosso, il blu. Non voglio il blu, voglio il rosso! Uff! Che ho pure recuperato vita. Dove sta? L'avrò colpito, secondo voi? Ah? Yut! Vabbè, sì. Festa, tutti quanti qua dentro, dai. Dai. Vabbè, recupera pure vita. Ora. Sì, bello Marco. Dai, che gli manca poco. Dovrei sparare tipo subito. No, pensavo di averlo ucciso. Dove sta? Ma guarda, è una testa. Sì. Allora, un attimo. Un attimo di tregua. Ok. No, tranquillo, Alla, tranquillo. Non è tanto che dura mezz'ora, sono io che sono scarso, Ale. No, vabbè, allora, Spyro è un gioco, guarda, quando l'ho giocato io mi sa che era praticamente appena uscito, io avevo... Considero che ho 23 anni. E ci avrò avuto, qualcosa come, 5-6 anni? Non mi ricordo, sì, più o meno. Meno male che rispondono questi animaletti che danno la vita a Sparks, sennò sarebbe la mia fine. Comunque io del 3 non me lo ricordo minimamente sto livello, forse l'hanno messo. Cioè, guarda quanto sto smirando. Okay, fammi andare qua, vediamo se riesco a dare più di un colpo. No, perché mi ha preso. Sono Drogon e Viserion erano questi due. Entri là e io ti prendo qua. Sperando già da adesso quasi. Vaffanculo. No dai, non ha senso recuperare già adesso vita. No, conviene mirare verso la testa. Almeno. Ah merda, vedo completamente il calcolo del tempo. Quanto sta a metà? Poco più di metà. Ah, devo recuperare. Devo recuperare qua.
Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! E qua sotto, vai. Prendi. Prendi, prendi, prendi. E... Allora, insomma, parlaci un po' di te. Cosa fai? Studi, lavori, cosa fai? Cosa fai? Sì, però tu fai veramente... I lavori... Tu Mario fa proprio i lavori brutti. Allora, recuperiamola completamente la vita di Sparks. E... Allora, è un po' se... Oh, bravo Marco. Bel predict. Sono fiero di te. Okay, poi fai ste cagate. Allora, io so che mi prende, però se salgo un po' più su non dovrebbe prendermi. Aspetta ora. Io poi ci provo sempre a fare sta cosa, ma tanto fammi fare tipo così. Ora esce. E che cazzo di giro? Ah? Aspetta. Adesso. Sì, con un po' più di mira magari. Bene. Se c'entro appena lui esce, ovviamente non fa in tempo a spararmi. Però è un calcolo del tempo abbastanza preciso. Che recupero! Tu, vieni qua. Dove sei? Là. Se mi metto qua sotto... però non riesco a prenderlo. Ah, che cosa studi? Cosa studi? Ma comunque non sei l'unico a essersi perso giochi dell'infanzia. Io non ho mai giocato a Final Fantasy o a Metal Gear Solid. Infatti una delle mie idee è recuperarlo e portarveli in live. Anche se... Ma fare del retro gaming. Già l'ho fatto con Spyro. No. Non è che mi va di fare un po' di retro gaming. Volevo portarvi qualcosa di nuovo. O mediamente nuovo. Quindi o Shadow of Mordor. Che lo stava già portando Luca, un altro dei nostri. Ma poi ha smesso perché gli veniva poca gente in live. Oppure Rise Son of Rome. Che è un gioco che mi ha regalato un mio amico. Mi dice sempre di giocarci. Io in realtà ti dico aspetta che lo porto in live. Lo porto in live. Ma poi il fatto che ho cominciato Spyro in live non ce l'ho mai portato. Quanto cazzo mi manca. Ragazzi, mi spiace che vi sto tagliando con questo livello. Ma esce il musetto bello. Bravo. Fa niente. Dove sta? Ah, è rientrato. Capirai. Ma come fa di un male questo? Eccolo. Allora, ho finito le vite, quindi andiamo a recuperare tipo subito. Vai. Vai. Me ne bastano due. Ma perché ho preso l'ascensore? Non so mica dove sia. Sparks, draghetto? Vieni qua. L'ho preso? Non l'ho preso. E subito, quanto ci ho messo poco? Ovviamente sta recuperando vita. L'ho preso? L'ho preso. L'ho lisciato. Informatica. Ah, figo. Aia. Noi abbiamo appunto Luca, uno dei nostri, che studia ingegneria. No, non ingegneria, studia proprio informatica all'università. Cominciato quest'anno. E come tutti quanti gli universitari del primo anno, sta smadonando con la prima sessione d'esami, come è normale che sia. No, tutto manca due vite. Vediamo, Eia. Dove sei? Ah, io vorrei recuperare un attimo almeno una vita, perché ho paura che mi colpisce. Recuperiamo le due, tanto sta qua. Pure che mi colpisce, poi non riesco a recuperare. Finisco una lava e perde, devo ricominciare tutto. Io ho perso il drago. Sarà dentro il canaletto qua. Eia. Ok. Due vite gli restano ancora. No.
No. Ah, qua ci perdo la vita, sicuro. Invece no. Ma quante derive? Fai bene, io penso che ho prontato velocemente prima di far partire la se la Spyro live. Non l'avevo minimamente visto. Paura. Non riesco a risalire. Okay. Cosa mangi di buono? Dai, esci, bastardo. Ragazzo. Via. Ma tua madre! Quella gran puttana. Ok. Vai. Ma non si ferma. Dai, su. Cioè, non si ferma. Non entra in un cazzo di canaletto. Giustamente. Ora. No. Gli rimane la testa, ragazzi. Solamente la testa. Non è vero! Gli rimaneva un altro pezzo! Figlio di puttana! Io ho mangiato pasta al pesto, molto semplicemente! No! Che cazzo di paura! La pasta al pesto con il pesto prefatto ho fatto molto velocemente. Perché sennò c'ho paura di non finirla in tempo per live. Infatti tipo in live mi sono... No, non ho mangiato niente in live. In realtà. Dai, capire a sto stronzo, sta recuperando tutta la vita, guarda quante cose c'è ancora. No, vabbè, non ci credo, quanta vita ha recuperato. Finisce più sto livello. Vabbè, intanto lui recupera vita, figurate. Non l'ho preso come? No, cazzo, dove non troppo più. Ah, girato. L'ho perso. Dove è andato? Lo ritrovo qua. Sì. Vabbè, recupera vita. Scendi, scendi. Quindi sparo adesso. Scusa, come non ti ho preso? Dai, quante vite ha recuperato? Passa al palo. Ce la faccio più questo livello, non vuole più finire. Ah, da piagne. No, guarda, se muoio ora stacco la live. Stacco la live e tiro una bestemmia. Poi con un calcolo del tempo tutto mio praticamente. Vai. Dai. Ok, almeno una volta l'ho preso. Ah, ci stavo sperando. Preso. E lui non ha preso me. Attenzione. Attenzione. Te invece che hai mangiato, Vince? O che stai mangiando? No. Devo recuperare vita. Là. Dove cazzo stai? Beh, scomparso! Ah, rifugliamoci. Sì, guarda, sta già tornando a metà vita. Il cazzo l'ha inventato questo livello? Deve essere veramente una persona che non si può dire in live. No, è entrato nel buco, quindi. Spero di dargli tre colpi. Buono. Buono, Vince. C'era mia nonna che faceva una delle paste al pomodoro più buone del mondo. Non so, non si è mai capito come cavolo facesse. Lei diceva di lasciarlo lì, andava da solo. Si faceva da solo. Tutti quanti ci hanno provato, nessuno ci è mai riuscito. Allora, ragazzi, facciamo una scommessa. Io pensavo di finire la live alle 2:30. Riuscirò a finire questo livello per le 2:30? Buono, bello Marco, bravo, molto bravo. Tu gli mancano due vite, gli mancano. Vediamo se riesco. Dove sta?
Se la gente mi chiama adesso non ho proprio capito niente. Adesso recupera vita qua sotto. Ecco, perché non lo sapevo. Vai, 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 vai. No! Ah, dovrei provare a prenderlo di faccia in realtà. Ma già recupera. Un'altra! Sì! Tieni, prendi questo. L'ho ripescato dalla lava. Oh, Dio santissimo. Quanto tempo, quanto tempo. Ivan, su, forza. Allora, comunque, la storia del terzo Spyro. Poi, se voi siete interessati, ti racconto anche dove sto andando. Ti racconto anche quello degli altri due. È molto semplice. Cioè, ci sta una maga cattiva. Che. Una draga maga cattiva. Che ha rapito tutte quante le uova di drago. Insieme a una coniglietta maga. E che è palesemente buona in realtà. E il nostro compito è recuperare tutte le uova di drago. Molto semplicemente. Sto a. Quante tra uova? Sto a 96 uova. Non so a quanto devo arrivare, però comunque manca poco. Ah, mi sembrava una gemma. Scendiamo qua sotto. Vediamo un po' se ci stanno delle gemme da prendere. Ma nella vita. E in realtà andrei a prendere il potenziamento io. Vai, vai, guarda, ci vado da solo. Guarda, non te bravo. Olè. Tanto è infinito. E mi fa comodo per entrare là dentro dopo. Ma non volevo prendere questo. Ciao Mase! Benvenuto, benvenuto. Ti ho fatto un po' di pubblicità dicendo che hai fatto Odyssey. E da domani Vincenzo, sappi che Mase farà l'aiuto, come si chiama, farà Kingdom Hearts, l'ultimo capitolo. Quindi se hai giocato ai primi due, ti consiglio di venire in live. Eh sì, è il The One di Kingdom Hearts 3. Quindi se li hai giocati al primo e al 2, non è la possibilità di giocare al terzo, comunque vederlo giocato in live, lo farà dalle 22 alle 23 di domani. Non so se vuole cominciarla prima, si vedrà. E qua ho raccolto tutte quante le cose e via. Questo livello l'abbiamo finito tecnicamente. Manca solamente una cosa che non si può fare perché non abbiamo ancora il personaggio sbloccato. Vediamo dov'è che spara il cannone, se ce l'avevo preso. Sì, ce l'avevo preso. Ma non ho rotto qua. Non dava niente. Mi sono perso delle gemme per strada. Direi proprio di sì. Ma dove? Che brutta idea. Ok. Dove starò puntando? Qua, qua. Quante gemme mi sono perso per strada? Nelle giocate ma ho visto qualche video. Ah, bene. Dai, tranquillo che io non ho proprio mai giocati, quindi guarderò mai se me lo spoilerò tutto. Però è una cosa che dovrei recuperare. So perché mi punti di qua. Punti di R, immagino. E là. Ah, non ti avevo preso a te. Stai puntando qui per caso? No. In pratica, dove Sparks punta, Vincenzo, ci stanno delle gemme che mi sono perso. Perché punta là dietro, però? E ti ho ucciso, no? Sì, ti avevo già ucciso. Wow, wow. Nope. Niente da fare. Vabbè, io direi che possiamo anche uscire da questo livello. Poi lo finiamo per bene quando avrò l'altro personaggio. Mancano 20 minuti. Sì, dai. Poi, finita questa live, non ve ne andate perché si fa il solito raidone. Se volete. Ok, allora. Là ci sono andato. Catena incantata. Mi sa di no. E invece l'ho fatta al 100%. Quindi avrò fatto anche quello dietro di lui. Qua dentro ci sono passato prima. Altari congelati l'ho fatto. Questo livello non lo voglio più vedere in vita mia.
Allora, un ride praticamente vuol dire che andiamo tutti quanti noi della chat. E insomma, io da streamer. Non entrare nella bocca della balena, dai. Andiamo tutti quanti a vedere la live da un altro canale. Te basta solamente che clicchi su partecipa. Mi sono bloccato. Va bene. E andiamo da questo canale. Andiamo a vedere questo streamer che è abbastanza simpatico. Così portiamo un po' di gente in live, anche perché lui sta per ottenere l'affiliazione Twitch. E quindi gli diamo una mano. Credo di aver finito tutti quanti i livelli qui. Fabbrica di fuochi d'artificio è quello che abbiamo fatto adesso, quindi direi proprio di sì. Quindi, vediamo dov'è che sta il... Ah, è vero, mi confondo sempre. La partner, scusa, l'affiliazione è la cosa scema di base che ottiene chiunque. Ho sbagliato tutto, niente. Capire, devo pure scendere. No, non dovevo scendere, vabbè. Torniamo qua. Dove sta? Ah, eccolo, stava qui, perfetto. Buon salve. Ok, e mi sa che quello che manca è Monte di Mezzanotte. Fossa di Zeni. Zeni stava anche negli Spyro 2 come boss. Credo fosse un boss, o forse no. Zenith mi sa che era... No, quello mi sto sbagliando. Mi sa che quel livello si chiamava Zefiro. Che era quello che era rotto. Ah no! No, quello rotto era qua. Basta! Ne ho abbastanza! Creerò il mostro più forte di tutti i mostri del mondo! E lo manderò a distruggere tutti i draghi, anche i cucciolotti! Sì! Sì, li colpirà, li schiaccerà, li maciullerà e farà pezzi. Oh, sì, li ridurrà in poltiglia, in briciole, li sgranocchierà. Lasciami uscire tu. Ora ti dico, Vincenzo, aspetta Ma che finisco la cutscene. non moriranno? Non importa, a me interessano solamente le loro ali. Cosa? Hai sempre e soltanto desiderato le loro ali? Certo, piccola ignorante! Ne ho bisogno per un incantesimo che mi renderà immortale! Un momento. Un incantesimo? Cosa credevi che volessi fare coi draghi? Aprire uno zoo? Oh, con la mia pistola laser sarebbe Che poi può uscire un'armonia, tranquillamente, capito? però, ovviamente. Dicevi che bastava tenerli nel nostro mondo. Non hai mai parlato di ucciderli. Non devo ucciderli! È solo che così si agitano meno! Sei orribile! Io non posso credere di averti dato retta! Stupida, insolente pulce! Mi occuperò di lei appena avrò finito con quel drago. Dunque, Penso sia la base di dove ogni. vado? Di ogni storia Sì! fantasy, diciamo. Qui si mette molto male. Ok, ci stiamo boss fight con... comunque, quanto è figo questo boss? Ciao Potrebbe Bentley. essere la nostra ultima occasione, Spyro. La maga vuole usare questo mostro per sbaragliare tutti i suoi avversari a partire da noi due. Ma non Allora, comunque credo stiamo che portando... Io possa venire spero che ormai ho fuori quasi dal finito nostro Mase. Il prossimo gioco che mondo. porterà Avrai saranno... I prossimi ragione. giochi che porterà Ti saranno Kingdom aiuterò Hearts 3. fornendoti un rifornimento E... costante di proiettili combustibili. Aiuto e comincerà Ace Combat. Final Fantasy... Ah, grazie, Mase. Final Fantasy 15, Dark Souls 1. Non era normale che stiamo facendo gli squisi che ci hai visto ieri. E Mase stesso che sta portando una mod che si chiama Daughters of Ashes. Io e Dado stiamo portando Dark Souls 2, la Scholar of the First Sin. Appena finiremo, io e Alice, io e Dado, le due run a Dark Souls 1 e Dark Souls 2, cominceremo in 4 a portare Dark Souls 3.
E in più vi portiamo appunto vari party game, come quello che abbiamo fatto ieri sera, che non so se ci sei stato, io ieri non sono potuto stare in live, che è Lightbearers, portiamo Golf with Your Friends e vari giochi solitamente gratis, tranne Golf, che però ti va a costare to quei 2-3 euro negli store di chiavi. E via. Ashen, che stanno portando Mase Alice, la ragazza che faceva ieri Dark Souls con me. E grazie Mase. E che altro? Mi sa basta. Luca Torfake porta, non porta serie, porta qualche giochino ogni tanto. Tipo ha portato l'ultima cosa che ha fatto in solo è stato Mase, aiutami, Enter the Gungeon. Ha portato anche Mutant Year Zero e un altro gioco di cui adesso non viene il nome. E mi sa basta così con le serie. Può essere. Sì, poi insomma se mi viene in mente qualcuno te lo dico. Intanto cominciamo la boss fight. Ha anche fatto Shadow of War. Sì, l'ho già detto prima che ha fatto Shadow of War, ma poi ha smesso subito di farla. Ok. Come aiuto? Cosa fanno? Ma vanno. Ah, ok, sono così. Ah, minchia. Ok. Ah! Aiut! Aiut! Scusate, vado un attimo. Prima di sprecare attacco buono. Me lo colpisco? No, non lo colpisco, ok. Cioè, fuochi d'artificio sta lanciando. Ah! Via! Niente, l'ho preso in faccia in pieno. Mi serve una capra o qualcosa per recuperare vita. Quanta gente in questo livello. Aia! Eccola qua, una cocò. Ok. Recuperiamo un po' di roba. Posso attaccarli mentre stanno? No. Aia, che male! Non mi correre, va almeno. Sono sicuro che se li prendo li uccido. Ah, ma sono a comando, buono. Che cazzo ho colpito, scusate. Aia. Una cocò. Ah, ma ci sono dei gatti bastardi. E che cazzo l'avevo visti? Non in faccia. Ma basta questi gatti. No, 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 non ci ho capito niente. Beh, tranquillo, alla. Qua puoi vedere tranquillamente quanto sono scarso. Io sono scarsissimo nelle boss fight. Vai, ricominciamola. Non è neanche eccessivamente difficile. Dai, fai l'attacco. Se mi chiedete come ho fatto a non essere colpito, non ho la più pallida idea. Voglio quelli verdi, eccoli qua. Buoni, 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 buoni. Dai. Via, 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 via. Ma guarda che sfiga. Ma non sto riuscendo a colpirlo mai. Che cazzo? No! Ero distrattissimo. Via. 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 Una cocò. Mia. Ma dove è andato? Buono. Aiuto. Preso, preso. Ah, ah. Oh! Ah, me lo scordo sempre, no. Eris, vai, vai, vai di là, vai di là, vai di là.
Ah, mi sa che fin quando non ci ho tutti i granchi, questa qua resta rompermi questa difesa, quindi no, lo colpisco, vai. Mi ricarico. Ai, cacchio di topi. Non avevo capito che cosa fosse. Allora, tu mi serve, tu vai. Aiuto. Vai. Dai, che mi manca. Ok. E siamo in due? Cosa? Mi sono perso, aiuto. Ah, essere Nabi nelle boss fight, dici? Ok. E andiamo nell'ultima zona. Mo liberiamo la scimmia subito. E poi torniamo indietro. Shadow of War comunque, ma se pensavo di farlo anche. Pensavo di farlo io a sto punto, dato che Luca la. Ha smesso di farlo. Dice che non gli portava gente in live. Ci provo io. E che altro? Io non so se portare Rise o Son of Rome, appunto Shadow of War. Ma vedo. Grazie Mase. Io no, cosa sto vedendo? Guarda che carino Spyro che compare da lì. Guarda, ieri mi hai visto a Dark Souls. E toh, eccolo sto cretino. Hai portato altro cibo? Ho fame. Non c'è tempo, Hunter. Dobbiamo fermare la maga, oppure ucciderà tutti i cuccioli di drago. Aspetta, perché dovrei fidarmi? Potrebbe essere una trappola. Quanto sei cretino, Hunter. Sei una stupida palla di pelo. Come ti intrappolo se ti faccio uscire? Non so. Voi maghe siete molto subdole. Quanto può essere coglione, Hunter. Non pensavo avremmo fatto del male ai draghi. Muoviti. A me l'hanno regalato, ma se per Natale. No, per il compleanno scorso. L'ha regalato un mio amico. Bene, siamo nell'ultima zona. Ciao Vincenzo, ci vediamo se vuoi passo stasera, ormai la live qua è finita praticamente. Quindi grazie per essere passato. E ricordati, dalle 22 alle 23 noi siamo in live. Ma voglio aiutarti a fermare la maga. C'è un modo per aprire il portale nascosto che conduce alla sua tana, ma sarà necessaria una magia molto potente. Se riesci a trovare altre uova di drago, credo che la mia magia sarà abbastanza potente ad aprire il portale. Verrò a trovarti quando avrai abbastanza. Grazie, uova, va bene? Ok. Non l'avrei mai capito che comunque Bianca era buona, assolutamente no. Io sarei rimasta cattiva. No, non era assolutamente citofonata come cosa. Oh, Saki, che bel nome, Saki. Olè. Pum pam. No. Vabbè, allora facciamoci 6 gemme e poi subito a prendere sto ladro. Che giro fai? Così è abbastanza semplice? Ok. Cerchiamo di tagliare il più possibile. Ci stava un muro invisibile, non me l'aspettavo mai. Oh, che bel nome Maiken pure. Quanto grasso. Siamo quasi a 100 uova.
Pensano di fregarmi mettendo le cose dietro. 100 100. Probabilmente però troverò già qua l'ultimo. Qua ce ne sono 5, figurati. Cioè l'ultimo. L'uovo per il 100, intendo. È enorme questa zona, eh. Devo non perderci. Conoscendomi. Ah, là ci posso andare con 149 uova. Minchia, quante? 1500. Ah no, 15.000 gemme. Penso sia la zona finale quella, proprio. Quella della boss fight contro la maga mago. Comunque sono tantissime tante queste uova. Non me lo sarei mai aspettato. Io non ricordo minimamente, Mase. Non volevo. Sembra figa sta zona qua, quel livello là. Così a occhio, dall'ingresso. I classici livelli di Sparks che non mi fa fare. E qui? Boh, si tornerà qualcosa dopo. Sì. Circuito marino, le cose che non vorrei mai leggere. Ok, intanto avanziamo un attimo qui. Là ci sta una gemma. E ci si passa da qua molto tranquillamente in realtà. Prendiamo le cose che mi sono scordato. Anzi, qua non ci sono proprio andato esattamente. Quante gemme sono? 295 su 400. Come si apre con 100 uova. Aia. Aia. È davvero enorme. Quanto mi sto perdendo. Ecco qua il centesimo mase. Olè. Ok, dovrei già esserci andato. Beh, qua ti vorresti già aprire. Oh, ciao. Ce l'hai fatta, Spyro. Grazie, grazie. Il drago che hai trovato potrà sbloccare il portale. Una volta che l'avrò aperto, potrai affrontare la maga in qualsiasi momento. Ma fai attenzione, lei ti sta aspettando. Andiamo già a fare la maga, così. Fana della maga, senza neanche offrirmi un caffè, prima un bicchiere di vino. Dove stai puntando? Un panino? Cosa? Tra le cose da offrire, dici? Ah, oh, guarda un po' sta gemma. Weary, 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 weary. Ciao. Dici un bicchiere di vino ed un panino. Ah, giustamente. Sono cretino io a non capire le cheat. Sparks, mamma mia, quanto sei brutto. Non puoi venire così davanti allo schermo. Quanto manca? 50 gemme. Dove stai puntando? Qua dietro? Assolutamente sì. Quanto va in verticale? Mm.
Potevo effettivamente capirlo anche abbastanza citofonata come cosa. Ah, sì, volevo raccogliere, poi mi sono scordato. Questo luogo. Toh, guarda che cosa me l'ho perso. Andiamo. Toh, salviamo la scimmia, così andiamo a fare quello di prima. È una scimmia spaziale giocattolo a grandezza naturale con laser integrato. Anche se in realtà sì, la libero, ma non, non ci faccia meglio lì della scimmia. Grazie Spyro. Ehi, hai mai visto un orso ballare? No. Il tuo giorno fortunato. Guarda questo. Come se la ride Spyro? Statico di merda. Un ballerino mappaco resistente. Avevo altre munizioni. Comunque sa tutto di folle. Ha tutto contro la maga e il suo esercito e delle botte che avete dato, e quindi urrà, evviva! Vorrei restare, ma mentre ero prigioniero il mio mondo è stato invaso dai Rinok. Se vedi la maga, dille che andrò presto a darle lezioni di ballo. Capito cosa intendo? Ovvio. A dopo. Sì, sì, ma se è follissimo. Dove ha puntato Sparks? Ah, perché sono finita. Quindi abbiamo finito. Quanto va? Manca un uovo. Cerchiamo l'uovo e poi possiamo anche finire la live. Vediamo un po' dove si può trovare. Quanto figo questo livello. Rovine del deserto. Qua dietro? No. No, neanche qui. Dove lo posso trovare? Dove lo posso trovare? Qua sotto già ci sono andato. Qui dietro? Nope. Weary, 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 weary. Weary, 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 weary. Mica lo trovo. Okay, questo livello è il livello tipo finale finalissimo, quindi niente. Qua sono tornato all'inizio. Ciao Neil. Ma guarda questo che arriva a fine live. Vabbè, almeno resta per il ride ai not. Su, su. Come va Neil? Come va? Come va? Qua stanno cercando l'ultimo uovo e poi andiamo a fare il raidone. Ti 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 ti. Aia. Ah, questa qui è la tana della maga. Sì. Cosa ho letto però? Ah, maga, ok. No, beh, sarà nascosta da qualche parte. Mo non riesco a cercarlo. Quindi, ragazzi, facciamo che live può anche finire qui. E grazie mille per essere passati. Grazie a Neil, anche se è arrivato in ritardo. E che dite? Lo facciamo sto raidone? Eh? Allora, gli facciamo un raid.
E gli si scrive. Che cazzo gli si scrive? E aiuto? Un attimo che non leggo. Oggi è lunedì, dai, scriviamo oggi è lunedì. Ride. Aspetta. I not me. Facciamo questo bellissimo ride con un bel oggi è lunedì. Sì. Andiamo. Ragazzi, andiamo a fare questo ride e io chiudo la live. Grazie mille per essere passati. A stasera. Ciao ciao.